Eccoci, il cammino delle campane visto da Natale Giusti. Per quanto riguarda la rubrica settimanale A tutto a C, questa settimana praticamente la vera e propria impresa della settimana è quella che ha compiuto la Cavese battendo appunto il Trapani per 1-0 con gol di Fella, dell'esterno Fella. Una vittoria molto importante perché praticamente oltre a far scalare tante posizioni in classifica alla Cavese, ha praticamente inferto una battuta di arresto alla capolista Trapani, di cui ha approfittato almeno in parte la Juve Stabile. La Juve Stabile infatti era di scena sabato sera allo stadio Razza di Vibo Valentia contro la regina degli ex Zibert, San Domenico e Redolfi. La partita però è stata abbastanza come era molto prevedibile, già alla vigilia è stata una gara molto ostica. La regina si è dimostrato un avversario ostico per le vespe di mister Fabio Casetta, complice anche un campo ai limiti della praticabilità per un vento fortissimo che spirava sullo stadio di Vibo Valentia, soprattutto appunto nel corso del secondo tempo. Juve Stabile che iniziava comunque benissimo la gara, nella prima mezz'ora di gioco praticamente c'era un dominio pressoché totale della Juve Stabile. Dopo pochi minuti di gioco, intorno al nono minuto del primo tempo, era Mastalli dal limite al volo di destro a trovare appunto la traversa con un bellissimo tiro dal limite dell'area. Era solo il preludio praticamente al gol che appunto diciamo arrivava e giungeva qualche minuto più tardi, e si trattava di un vero e proprio gollonzo per la Juve Stabia, perché praticamente la dinamica era molto molto strana. In poche parole c'era un'irruzione in area di Max Carlini, la palla veniva recuperata da Mastrippolito, uno dei difensori della regina. Lo stesso Mastrippolito, nel tentativo appunto di spazzare la palla, colpiva sulla schiena con Son, e la palla assumeva, anche complice probabilmente il vento che già iniziava a spirare sullo stadio, la palla appunto assumeva una traiettoria incredibile fino a spegnersi alle spalle del portiere Confente della regina. Quindi Juve Stabia sull'1-0 dopo una ventina di minuti di gioco. Tuttavia però qui la Juve Stabia, per ammissione dello stesso Fabio Caserta nella conferenza post gara, commetteva il grosso errore di non essere cinica e di non tentare praticamente di chiudere la gara. C'erano una serie di occasioni nelle quali appunto la Juve Stabia poteva sicuramente sfruttare meglio le variazioni e quindi portarsi sul 2-0. Tuttavia ciò non accadeva, e sul finire del primo tempo, al 38esimo, c'era il pareggio della regina che arrivava sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dalla destra di testa. Solini, difensore centrale Solini della regina, batteva inesorabilmente appunto Branduani, portando il risultato di nuovo sul pareggio, quindi sull'1-1. Nel corso del secondo tempo l'intensità del vento che spirava sullo stadio Razza appunto aumentava sempre di più, fino a rendere praticamente, siccome era la Juve Stabia che nel secondo tempo appunto giocava contro vento, fino a rendere appunto quasi del tutto diciamo impossibile qualsiasi giocata da parte degli attaccanti della Juve Stabia. Anzi, la Juve Stabia correva più di qualche rischio nella seconda frazione di gioco, con San Domenico che in un paio di occasioni si rendeva veramente pericolosissimo, una parata di piedi anche di Branduani nel secondo tempo, quindi e anche un palo stesso appunto colpito dalla regina. Tuttavia ecco, la Juve Stabia però riusciva a uscire indenne per un punto comunque importante. Queste partite di solito, se non si riescono a vincere, perlomeno non si devono perdere, perché comunque sono punti che fanno muovere la classifica. E la Juve Stabia appunto da sabato sera, in virtù di questo 1-1 conquistato contro la regina di Mister Cevoli, la Juve Stabia appunto è di nuovo praticamente in testa, è in testa alla classifica in condominio col Trapani con 19 punti. Ma la Juve Stabia ha giocato due gare in meno rispetto alla squadra del Trapani allenata da Mister Italiano. Per quanto riguarda appunto l'altra squadra campana impegnata sabato, era la Paganese, che a Bisceglie ha conquistato un 2-2 molto importante, perché è una vera e propria boccata d'ossigeno per la squadra salernitana. Una Paganese che veniva da una serie di sconfitte sia interne che esterne, e quindi praticamente con questo pareggio conquistato a Bisceglie
La Paganese appunto si rimette in carreggiata in questo campionato, soprattutto nella lotta per non retrocedere. La Casertana, per chiudere appunto il quadro della giornata appunto giocata sabato scorso, la Casertana giocherà stasera contro la Vibonese allo stadio Pinto di Caserta alle ore 20:45. Il prossimo turno, che si disputerà sabato 3 novembre, prevede prima del prossimo turno vediamo la classifica. In classifica abbiamo detto Juve Stabia in testa con 19 punti, in condominio con il Trapani, ma con due gare in meno disputate. Poi abbiamo al settimo posto la Casertana in condominio con la Cavese ad 11 punti, e poi l'ultima squadra campana è la Paganese, che è penultima con due soli punti. Prossimo turno, che si disputerà sabato 3 novembre, prevede le seguenti partite: Paganese Sicula Leonzio, che si disputerà alle ore 14:30 allo stadio Marcello Torre di Pagani, poi avremo Siracusa Cavese, che si disputerà alle ore 16:30, e poi il derbissimo, un derby ad alta gradazione, un derby veramente di altissima classifica, tra appunto la Juve Stabia, sempre più dei miracoli, una Juve Stabia che si è fermata solo alla settima partita dopo 6 vittorie consecutive nelle prime 6 giornate di campionato. Ci sarà appunto Almendi di Castellammare sabato sera, Juve Stabia Casertana, una partita veramente di altissima classifica che ci dirà sicuramente molto di più sulla possibilità, sul possibile appunto successo in campionato sia dell'una che dell'altra squadra. Ma di tutte queste cose, quindi di Juve Stabia Casertana in modo particolare, io sarò al Menti e quindi potrò poi appunto delucidarvi lunedì sera appunto sull'andamento della partita e su quello appunto che il campo avrà proposto da queste due grandissime squadre del girone C di Serie C. Parleremo praticamente appunto parleremo lunedì prossimo, ci sarà prima il commento appunto alla gara del Napoli, quindi praticamente alla gara Napoli-Empoli che si disputerà venerdì sera alle 20:30 al San Paolo, e poi appunto avremo le due consuete rubriche Bizona con le partite di Benevento e Salernitana, e poi la rubrica A tutta C, che sarà principalmente dedicata a questo derby Juve Stabia Casertana che si disputerà allo stadio Menti sabato sera alle ore 20:30. Un saluto a tutti da Natale Giusti di NapoliSoccer.net.